diretta Facebook, quindi è una cosa. Siamo Facebook, applicazione, televisione, TV, insomma, TV, eccola la TV. Siamo in collegamento, insomma, multimediale. Siamo multimediale. Ecco, ok. Va bene, ma lei non è qua per scherzare o fare altro. Diciamo che non siamo qui, insomma, questa diretta l'abbiamo programmata perché sapete benissimo che quando parte l'estate delle muse parte con due serate di grande livello che vengono soprannominate ormai da tanti anni i notturni delle muse. Tu già conosci bene questa realtà, dall'anno scorso siete stati con noi, avete ripreso gli eventi ultimi che abbiamo fatto per quanto riguarda il premio Muse nello scorso mese di luglio. Avevamo appunto premiato Aldo Pecora e poi Klaus Davi, mediologo e un giornalista, e poi a ottobre il principe Fulco Ruffo di Calabria. Ecco, prima domanda, iniziamo. Sì. Come vengono scelti? Allora, guarda, il premio Muse che io presiedo e poi nella commissione c'è la vicepresidente Teresa Polimeni Cordova, ha una definizione molto particolare, cioè nacque all'epoca come momento di sicuramente, come posso dire, riconoscenza e riconoscimento nei confronti di personaggi che avevano nelle proprie corde l'Italia del Sud, la Calabria, la Sicilia e quindi il Meridione. E così è stato per tanti anni. Abbiamo premiato Giacomo Battaglia, Tonino Raffa, il giornalista di Tutto il Calcio minuto per minuto. Sì. Abbiamo premiato Rosanna Cancellieri, che nel suo DNA ha anche la Calabria. Cioè abbiamo presentato dei premi che potessero rappresentare diciamo il territorio in tutte le sue sfaccettature. Quando premiamo Beatrice Feo Filangeri, che è la pronipote di Tommaso di Lampedusa, quindi l'autore del Gattopardo, lo abbiamo fatto proprio per questo. E oppure Roberto Bilotti, che è il fondatore del Museo dell'Arancera di Villa Borghese, lo abbiamo fatto perché naturalmente è di origini cosentine. Quindi ci sono state sempre queste geografie di appartenenze dell'Italia del Sud. Poi col tempo il premio leggermente si è trasformato, perché il nostro, essendo un laboratorio delle arti e delle lettere, doveva avere un po' questa visibilità diciamo generale, perché naturalmente i personaggi devono appartenere un po' ormai al panorama internazionale, al panorama nazionale, perché quando si premia un personaggio non si guarda più il regionalismo. E infatti si nota che nel corso degli anni il premio va non per discriminare alcuni o fare differenze, comunque va sempre su nomi personaggi sempre più prestigiosi. Ecco, sì. Come... e oggi abbiamo il piacere di annunciare. Aspetta, no, perché voglio aspettare un attimo. La suspense, perché so che c'è suspense, ma molta suspense. C'è molta suspense. Ci sono chiamate, ci sono sotterfugi per farti sfilare qualche nome e devi resistere. No? Devo cercare di trattenere, perché naturalmente i premi, i nomi dei premiati sono sempre qualcosa top secret. E che naturalmente crea la suspense. Due bellissime serate quest'anno, il 2 luglio e il 9 luglio. I notturni delle muse quest'anno sono soprannominati momenti. Ecco, ok. Questi momenti, diciamo, dove? In via San Giuseppe? Al cortile delle Muse, questo bellissimo giardino d'inverno di via San Giuseppe al numero 19, verrà arricchito da una serie di momenti. Il narrante di quest'anno è appunto l'idea del momento, perché tante cose andranno a creare una grande mappa. Non concettuale come diremmo a scuola, ma una mappa di grandi contenuti. Ogni notturno si aprirà con un momento dedicato alla città di Reggio Calabria. Quest'anno il momento dedicato alla città di Reggio Calabria è affidato all'Archivio di Stato. Avremo Mirella Marra, la direttrice dell'archivio, che aprirà con una cartolina illustrata su un documento inedito che noi non conosciamo. Quindi questo è il primo momento che verrà diciamo a creare interazione con il pubblico. Poi ci sarà un momento aureo. Sì. Quindi un momento aureo è una cosa preziosa che non abbiamo mai visto e che sarà
Certo. A cura di un noto orefice calabrese che è Remo Frisina, quindi avremo la possibilità di vedere un qualcosa di prezioso che difficilmente si può vedere. Avremo un momento di recupero della memoria musicale ottocentesca con tutta una serie di incursioni molto particolari, e poi avremo un momento dedicato al teatro e alla mitologia con il grande Enzo De Liguoro e il laboratorio Quasimodo. Quindi, ok, l'evento che noi seguiremo con le nostre telecamere, naturalmente ricordiamo con te, le date. Sei il numero uno dei cameraman. Lasciamo stare queste cose. Questo lo sappiamo, quindi naturalmente. Ripetiamo le date che saranno. Allora, le date saranno domenica 2 luglio e domenica 9 luglio alle ore 21 per un'ora e mezza di Notturno delle Muse. Notturni che saranno quindi variegati, quindi ci saranno tanti momenti, appunto, tra virgolette, tanti momenti variegati, diversi tra di loro, sempre collegati con la, appunto col premio Muse del giorno, sì, però, sì. Però c'è un momento, ok, continuiamo la parola momenti per farla risaltare, che comunque è sempre uguale dal primo premio. Certo, delle Muse, certo. Che appunto distingue il premio delle Muse. Allora, il momento, se tu intendi quello della firma del premiato, cioè il premiato nel momento in cui viene consegnato il premio sarà sottoposto alla firma su una tavoletta d'argilla cruda che ci fornisce un'altra nostra artista, che è Rossella Marra, che ha uno splendido laboratorio di ceramica, e poi una volta firmato in crudo verrà informato. Poi la tavoletta, una volta che diventa biscotto tecnicamente, verrà inserita nel corridoio delle firme e quindi verrà esposta in permanenza per sempre. Quindi sarebbe un po' quasi un mito americano, no? Il mito dell'impronta lasciata hollywoodiana. Ecco, hollywoodiana come stile. Quindi infatti questo... se voi verrete il 2 e il 9 luglio potete ammirare tutte le firme alla vostra destra che passano nel corso degli anni, tutti i personaggi che sono passati dalle Muse. Che faremo vedere, magari ci sarà pure qualcuno del passato che ritorna per la serata, comunque diciamo che questo è abbastanza particolare, questo che noi faremo, perché io sto cercando di collegarci in diretta ora con la mia pagina. La tua pagina. Così, okay, siamo passati in, da una pagina all'altra pagina. Dalla pagina di Radio Studio 95 alla pagina di Giuseppe Rivoti. Quindi dicevamo, i notturni delle Muse avranno questa piccola particolarità, quella di aggregare tutta una serie di momenti che sono soprannominati momenti dalla città, i momenti dell'anima, il momento aureo, e poi praticamente avremo un momento che è dedicato alla contaminazione. Quindi domenica 2 e domenica 9 luglio i notturni momenti, perché ogni momento rappresenta una parte delle Muse. Voi non, quindi... non avete visto, ma mentre lui parlava io stavo andando a sbirciare quale fosse il nome. Beh, niente, sì. No, l'ha nascosto. Intanto possiamo dirvi che i personaggi che premiamo quest'anno sono un uomo e una donna. Ok. Quindi già parità. Abbiamo creato questo gemellaggio uomo-donna, e non a caso si inseriscono in quel campo, che è il campo essenziale delle Muse, cioè quello dell'arte, quello della creazione praticamente vera e propria. Una donna che è una donna, posso dire, del panorama internazionale, che ha fatto epoca e che ha fatto storia, e ha fatto storia della moda. Quindi già vi sto per dare una indicazione. Questo è il personaggio, una delle due premiate di quest'anno. Ci sono delle imprecazioni per te, non lo ci so sono se... delle imprecazioni, sì, in radio, perché ho visto qualcuno che perché naturalmente cercano di capire, caro Dario, chi è che verrà premiato. Naturalmente questi due personaggi ve li racconteremo con la loro storia, ve li racconteremo con quello che è il loro vissuto.
Possiamo dire che è il primo premiato del 2017. Iniziamo col primo, però fai una presentazione. Allora, primo premiato. Che sarà quando? Il 2 e allora, il 2. Partiamo dal, prima dal 9. Prima dal 9, dal 9. Domenica 9 luglio, il notturno delle muse, soprannominato Momenti, avrà quindi un momento della città che sarà curato da Mirella Marra, direttrice dell'Archivio di Stato, un momento dell'anima con il laboratorio Sole e Luna del Centro Studi Quasimodo e quindi con il grande Enzo De Liguoro, un momento aureo con Remo Frisina e un momento creativo, un omaggio che verrà fatto da fashion stylist con Francesco Logoteta. In tutto questo, domenica 9 luglio le muse premiano, abbiamo il piacere, siamo riusciti ad avere con noi la signora della moda internazionale, Regina Shaker. Voilà. Regina Shaker è il premio Muse, il primo nome del premio Muse 2017, che noi avremo il piacere di ospitare a Reggio Calabria. Regina Shaker è una delle donne più diciamo internazionali, perché hanno caratterizzato quello che è stato il grande flusso creativo degli anni 80, e poi è stata una grande musa ispiratrice. Lei nacque come modella di Andy Warhol. No. Andy Warhol è il grande artista della pop art che ha fatto diventare la sua immagine un'ulteriore icona insieme a Elizabeth Taylor e a tante altre donne. Mi fa piacere che il premio Muse arriva a distanza di 2 settimane in cui appunto la Regina Shaker è stata nominata Cavaliere della Repubblica a Piazza dei 500 a Firenze. Quindi noi ospitiamo Regina Shaker come personaggio che naturalmente ha i suoi titoli e ha sicuramente le carte in regola per rappresentare in toto questa fusione tra le arti. Io voglio ricordare che nel 1985 Arnaldo Pomodoro, che è stato un grande scultore, un grande creativo, chiese proprio a Regina Shaker di inventare la bottiglia praticamente di profumo che lui aveva ideato. Era una bottiglia, la cosiddetta piramide di Cheope, che lei aveva ridisegnato. Quindi la Shaker voglio dire ha creato grandissimi eventi, ha creato tantissime linee tra New York, Barcellona, Milano, ed è una donna che ha ricevuto premi anche di tutt'altra natura. Il premio Marisa Bellisario, che è uno dei premi alle donne prestigiose nel mondo, è stato consegnato anche alla Shaker, ma ha vinto anche il premio Puccini a Torre del Lago, ha vinto vari riconoscimenti come il premio Margutta, quello che è stato dato a Roma, e appunto il titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, oltre proprio pochi giorni fa anche il premio europeo Lorenzo il Magnifico, Accademia Internazionale Medicea a Palazzo Vecchio a Firenze. Quindi le muse avranno il piacere di avere con noi Regina Shaker, che rimarrà per 2 giorni, quindi vediamo se riusciamo a fare pure qualche incursione radiofonica. Noi siamo qua, Radio Studio 95, che grande ospitalità danno alla presentazione di questo premio. Quindi Regina Shaker è uno dei due nomi del premio Muse che avremo domenica 9 luglio. Guarda, c'è stata, appena detto il nome, una reazione tra una ola, emozioni, sorrisi, un po' anche di guardalo che è ecco, non posso dire tutto. Quindi praticamente questo, guarda, io ti dico, ti posso anche dire una cosa: stamattina siamo arrivati leggermente in ritardo per questo collegamento radiofonico, e siamo arrivati in ritardo perché prima ero impegnato, mi ha telefonato una persona da quel di Corigliano, e ti posso dire, mi ha annunciato che giorno 6 agosto, ti posso dire una chicca, andando fuori dai notturni, verrò
premiato alla carriera al Castello Ducale di Corigliano Calabro insieme al grande maestro Azzinari, il pittore del Veneto. Quindi applauso, questo ecco. È una cosa che ho saputo neanche tre quarti d'ora fa. Io ho l'onore di intervistare. E quindi è una cosa che, insomma, per l'impegno culturale che ho in Calabria, quindi verrò premiato con questo riconoscimento. Torniamo ai premi delle Muse. Anche perché abbiamo 10 minuti. Abbiamo 10 minuti. Se arrivate in ritardo. Allora, il premiato numero 2 di domenica 2 luglio, premio Muse. Premiamo l'arte, premiamo la pittura in questo caso. Premiamo Maurizio Carnevali. Maurizio Carnevali, pittore originario di Villa San Giovanni, ma che ha fatto scuola con la sua riproduzione del mito. Maurizio Carnevali è una delle figure di artisti più importanti del panorama internazionale europeo. Calabrese, e tanto per intenderci è l'artista che ha realizzato la cosiddetta torre lavorata a fil di ferro al Trodio a Palmi, tanto per avere un'idea, ma è stato diciamo uno degli artisti che collabora con Patrimoni d'Arte di Torino. È stato lui che ha realizzato gli altari monumentali delle cattedrali di Squillace e di Borgia, è stato lui che ha realizzato i portali in bronzo a San Mango d'Aquino, alla chiesa di Giovanni Paolo II a Feroleto Antico, il bronzo di Federico II alla Lamezia Terme, la Via Crucis a Santa Maria degli Angeli a Rieti. Quindi è un artista che appartiene alla nostra Calabria e che naturalmente lo avremo con noi domenica 2 luglio per la consegna del premio Muse. Essendo laboratorio delle arti e delle lettere, abbiamo dovuto rigorosamente premiare quest'anno la creatività. E le sue donne di Calabria, esposte a Vienna, esposte quindi in grandi città. Lui partirà dopo il premio Muse per Bruxelles, perché porta la Calabria in giro per l'Europa. Racconteremo la storia di questo personaggio, che è nato a Villa San Giovanni ma che abita in quella di Lamezia, e quindi io credo che questo un omaggio molto particolare a due personalità: Regina Scheger dall'altra come stilista e fashion design, e appunto Maurizio Carnevali, uno degli artisti del panorama anche lui internazionale della pittura, attestano e dimostrano che le Muse stanno operando bene e che il premio si arricchisce di due nomi prestigiosi della cultura. Hai detto niente, anche quest'anno le Muse si confermano per quello che sono, una realtà veramente forte che porta avanti, posso dire, tutta Reggio Calabria nell'ambito delle arti e della cultura. Diciamo di sì, perché la cultura in senso ampio è quello che noi abbiamo nelle nostre prerogative. Io dico sempre, parlo sempre di cultura vera, non perché noi facciamo la cultura vera e gli altri la fanno falsa, ma perché quando si fa in maniera autentica e disinteressata, probabilmente disinteressata, ecco, questo interesse, la cultura non è commercio, la cultura ecco, è voglia di fare e cercare di coniugare quello che possiamo. E quando, insomma, una Regina Scheger ti dice sì, vengo, e si informa su chi sono le Muse, vuol dire che abbiamo lavorato e operato bene. Va bene, professore Livodi, presidente dell'Associazione delle Muse, ricordiamo le date ora. Le date, vi aspettiamo, le date con relativi premi. Tutti appunto domenica 2 luglio alle ore 21 al cortile delle Muse di via San Giuseppe al numero 19, i notturni delle Muse soprannominati quest'anno Momenti. Domenica 2 luglio premieremo appunto Maurizio Carnevali insieme a una serie di momenti dedicati a tanti ambiti che vanno dal teatro a tanto altro, mentre domenica 9 avremo tutta per noi Regina Scheger per un momento in cui si coniuga anche, come posso dire, quella creatività che ricorda gli anni 80 e che ora è vivificata. La Scheger attualmente lavora molto di più diciamo sulla sposa, sull'immagine della sposa, però ci sarà un momento molto particolare
che l'artista Francesco Rocoteta realizzerà per omaggiare la Scegliere. Però di più non possiamo dire, vi diciamo solamente di venire a vedere, e poi magari anche sicuramente la nostra Merito TV amplificherà quello che è il nostro messaggio, e quindi noi vi aspettiamo a questi grandi momenti che ci caratterizzano. Noi ci saremo sicuramente, le nostre telecamere, tutto il nostro equip. L'appuntamento quindi va al 2 luglio. Naturalmente le muse non sono solo io, con noi ci sarà la vicepresidente Teresa Polimeni Cordova, la nostra segretaria Giovanna Marchese, la referente della sezione cinema Paola Benavoli, la nostra direttrice del coro il maestro Enza Cuzzola, la curatrice dei rapporti esterni Rosaria Livoti, la curatrice della sezione poesia Rossana Rossomando, perché insomma poi le muse sono tutto questo e molto di più. Ma naturalmente presenteremo anche poi tutto il programma, che parte diciamo sabato con un momento di presentazione per i soci e poi si concluderà esattamente a fine settembre, il programma dell'estate 2017. Grazie a voi e grazie agli editori. Grazie al presidente della sezione dei Musi, Giuseppe Livoti, auguriamo una buona giornata a lui e a voi. Il nostro appuntamento di Gran Mattino finisce qua, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo sia da Facebook, televisione, radio, ormai non si capisce più niente. L'appuntamento va con me a lunedì prossimo, ancora una buona giornata a tutti e alla prossima, ciao ciao. Radio Studio 95. Happy Radio.